Oggi ti parlerò della spalliera. Che cos'è la spalliera? Immagino tu lo sappia già. È fondamentalmente un accessorio per il violino che aiuta nella tenuta. Quali sono i pro e i contro della spalliera, di questo accessorio? In realtà sono tanti. Sono tanti perché la spalliera aiuta sì nella tenuta. Io anche, come tutti oggi, abbiamo imparato a suonare il violino con la spalliera. Sicuramente, nella maggior parte delle prime lezioni di violino, si insegna come tenere il violino con la spalliera. In realtà io successivamente nel mio percorso la spalliera ho smesso di utilizzarla e tuttora oggi non la utilizzo. Secondo me ci sono delle cose che non rendono troppo favorevole utilizzare sempre la spalliera. Infatti io al posto della spalliera utilizzo un cuscinetto, un semplice cuscinetto che praticamente fa bene o male lo stesso lavoro che fa la spalliera, anche se ovviamente in misura minore. Lo lega al violino tramite un laccio e appunto andrà a posizionarsi più o meno in questa zona della spalla. E mi inclina un po' il violino in maniera tale da agevolarmi il suonare. Comunque, qual è secondo me il problema della spalliera? Problema tra virgolette. È che mettendola praticamente è molto più facile tendersi perché ovviamente come è fatta la spalliera ti alza il violino, te lo butta praticamente sul mento e quindi tu sei costretto a premere sempre. Sei proprio invogliato a prendere il violino di forza. E questo è un difetto che va curato di per sé, la spalliera è solo un mezzo chiaramente, però di fatto è più difficile da curare con la spalliera perché proprio questo alzare il violino ti diciamo invoglia a prenderlo in questo modo. Inoltre la spalliera per certi versi può essere scomoda, cioè io adesso la trovo scomoda personalmente. Perché? Perché fondamentalmente ti blocca la posizione, cioè la spalliera ti fascia tutta la spalla, anzi arriva fino a qua, che ti fascia un po' tutto. Di fatto io che da anni sono abituato a una presa più libera con il cuscinetto qui, per me è anche scomoda, proprio mi dà un'idea di chiusura, di, come posso dire, di mancanza di libertà fisica nel movimento. Io addirittura ho fatto anche un periodo senza cuscinetto, proprio senza niente, soltanto con la mentoniera. Vabbè, questo anche perché ho provato delle scuole barocche, quindi vabbè, questo poi è un altro discorso. Quindi niente, che cosa sto cercando di comunicarti con questo video? Se usi la spalliera la devi togliere? No, assolutamente no. Perché? Perché togliere la spalliera è un percorso, non dico complicato, però è un minimo che richiede, diciamo, impegno. Se sei abituato a suonare con la spalliera, non ti consiglio di toglierla di punto in bianco, soprattutto se non hai un maestro che ti segue e con cui puoi fare questo tipo di percorso. Volevo semplicemente in questo video condividere la mia esperienza fondamentalmente con questo accessorio che è molto utilizzato dalla maggior parte dei violinisti, e invece che per me ormai è diventato soltanto una reliquia. Io per fare questo video ho dovuto prendere le mie due spalliere, le mie vecchie due spalliere da un vecchio cassetto in un mobile, quindi sì, per me più che altro sono un ricordo, io non le utilizzo più. Diciamo però, se ti va magari di provare qualcosa di nuovo, prova a togliere la spalliera, così diciamo, non perché devi toglierla per sempre, magari una volta per vedere com'è la sensazione di sentire proprio il legno del violino che tocca sulla tua clavicola. E vedrai che è bella, è affascinante, anche pensando che effettivamente la spalliera è una cosa molto moderna, cioè i violinisti fino agli anni 30-40 del Novecento erano tutti senza spalliera, perché non esisteva proprio, è proprio un'invenzione moderna. Quindi è interessante pensare che la maggior parte della musica che noi violinisti facciamo, che è classica, è stata tutta pensata per dei violini che assolutamente non avevano la spalliera, che è stata un'invenzione modernissima, cioè del Novecento. Quindi è interessante vedere anche come, diciamo, sentire come, diciamo, un violinista dell'Ottocento si doveva sentire approcciandosi al violino. Però non voglio annoiarti con discorsi troppo filologici, eccetera. Mi rendo conto che questo è anche un mio modo di vedere. Io non sono qui assolutamente a dire come si devono pensare le cose. Ci sono tantissimi grandi violinisti che utilizzano la spalliera, continueranno a usarla e è assolutamente normale. Si tratta di punti di vista, semplicemente di punti di vista. E niente, spero che questo video ti sia piaciuto, che spero di averti potuto dare qualche spunto di riflessione, anche semplicemente a livello di curiosità. Se non suoni il violino, sarei felice se riuscissi ad avvicinarti a questo bellissimo mondo. E niente, se hai dubbi sull'imparare il violino, eccetera, puoi scrivermi un commento qui sotto e io ti risponderò, oppure mandarmi una mail che trovi in descrizione. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, non dimenticarti di iscriverti e mettere like.
e condividere questo video con i tuoi amici se ti è piaciuto. Ciao!